Storia che ci sta lucagando lo cazzo, per dirla alla paesana maniera. Allora, la Juventus in cerca di plusvalenza mette in vendita Dybala. Mo, a quanto pare, l'unica sbocco a sta storia è quella di prendere Lukaku dal Manchester United. Si diceva che fosse l'Inter a volere Lukaku, che fosse la Juve a fare azione di disturbo contro l'Inter per non far prendere Lukaku all'Inter e quindi indebolirlo. Non è così. A quanto pare dagli ultimi aggiornamenti su Lukaku c'è stata sempre la Juve, perché a quanto pare il primo nome che ha fatto Sarri una volta arrivato a Torino è stato: prendetemi Lukaku. Quindi eventualmente l'azione di disturbo l'ha fatta l'Inter e non la Juve. Fatto sta che Dybala, a quanto pare, tramite il suo agente ieri a Manchester o a Londra, dove si sono incontrati con la delegazione del Manchester, pare che Dybala abbia dato sì, il suo sì, per la cessione al Manchester. Quindi ha detto sì, mi sta bene, si sono accordati con il Manchester. Quindi i parametri tecnici sono questi, o economici, come vogliamo chiamarli. Valutazione presunta, obiettiva, chi più ne ha più ne mette, diciamo, Dybala viene valutato dai più intorno ai 100 milioni di euro. Se Dybala viene valutato intorno ai 100 milioni di euro, si prevede, almeno dai giornali, si parla di una plusvalenza alla Juve che loro chiamano cospicua, secondo me una miseria. Di 15 milioni di euro, una miseria parlando per loro, certamente per me sarebbe una favola, però parlando per loro si prevede una miseria di 15 milioni di euro, cioè tu cedi un 25enne di prospettive enormi come Dybala, perché poi se Dybala non si è espresso nell'ultimo campionato non è stato certamente colpa di Dybala. Se notate, già due campionati fa Dybala aveva iniziato con una botta secca di 10 gol nelle prime 4 partite, o 5, 4 o 5 partite aveva segnato 10 gol Dybala. Si prevedeva una media di quasi 3 gol a partita, 2 gol e qualcosa a partita. Tutto ad un tratto sto giocatore si è fermato, si fermò, poi si riprese a fine campionato, però c'è stato un periodo che si è fermato, vuoi per infortuni, però già si vedeva la mano di Allegri che riteneva Dybala importante in altri ruoli e non nel suo ruolo, dove potenzialmente potesse fare più male all'avversario. Quindi se Dybala non ha dato il proprio meglio, non è certamente da imputare al giocatore questa storia, è da imputare a chi dalla sua ottica, che poi può essere contorto obiettivo, tanti risultati li ha portati Allegri. Noi stiamo a vedere questo che combinerà. Io non sono allegriano, non lo sono mai stato,
però dobbiamo dare a Cesare quello che è di Cesare, oppure dobbiamo dare a Massimo quello che è di Massimo, a Massimiliano. Quindi Dybala è un giocatore che alla Juve ha fatto benissimo, non bene, benissimo. È stato preso picciditto da Palermo, è stato portato a Torino, non appena entrato, non appena è stato messo in condizione di giocare, perché prima, nella prima partita, vi ricordate, quando eravamo addirittura a 15 punti dalla capolista, quando si diceva che la Juve non potesse più recuperare il campionato, poi alla fine abbiamo fatto uno sfilotto di vittorie e siamo andati a vincere con quel gol di Zaza addirittura il campionato, il gol di Zaza contro il Napoli. Dybala ha giocato sempre alla grande alla Juve, dal momento in cui è stato messo in condizione di non poter rendere più. Ma se io sono, non lo so, parliamo delle nostre mansioni da persone normali, allora io sono un geometra oppure un tecnico di mi occupo nella mia professione, mi occupo di piante, giardinaggio e roba varia, allora io capisco di quel settore lì, però mi viene chiesto di lavorare in tutt'altro settore, di andare, non lo so, a creare un giunto tecnico, per dirne uno. Cioè io manualmente dovrei creare da zero un giunto tecnico che può essere di qualsiasi potesse, di plastica, di acciaio, di qualsiasi cosa. Io lo saprei creare, certamente no. Ci metterei un poco per capire, per vedere i meccanismi, per poter studiare un mio meccanismo personale, come agire, e poi eventualmente potrei anche realizzarlo questo giunto tecnico, ma non lo realizzerei mai come lo faranno chi lo fa, un manicotto, non lo so, un qualsiasi cosa, una saldatura, mi viene a dire a me, sì, so saldare, ma certamente ci sono i professionisti che lo fanno, io non lo saprei fare. Quindi è in tutto così. Purtroppo nel calcio si è entrata nel mondo della plusvalenza a tutti i costi. E giustamente alcuni mettono il dito, dice sì, ma che stiamo combinando? Cioè, se tu Juventus, squadra arrivata dove è arrivata, ha vinto quello che ha vinto, per merito di una attenta ed oculata direzione e dirigenza, specialmente sul piano finanziario e dalla gestione dei propri calciatori. Cioè, una volta si prendeva un calciatore della Juve tipo Bettica, si prendeva dal vivaio e si faceva giocare alla Juve per 10-15 anni. Intorno a Bettica si creava un indotto di calciatori, si prelevavano i calciatori migliori italiani e si mettevano intorno a Bettica, Causio, Tardelli, Gentile, Cucuretto, vabbè, Cucuretto forse già c'è, vabbè, si creava Cabrini, Rossi, si creava questo meccanismo che facesse sì che Bettica potesse rendere al massimo, e in effetti così è stato per anni. Ma tutto ad un tratto, no, noi dobbiamo seguire le squadre inglesi, ma le squadre inglesi, amici cari, hanno dei budget che noi già li sogniamo. La Juventus per quanto tempo, mi domando, potrà seguire quest'ottica, questa logica? Per quanto tempo la potrà seguire? Perché una volta che poi viene meno il tifo, viene meno tutto. Che qua già la gente si incomincia, i vecchi tifosi incominciano ad essere, non dico proprio contro, ma non vedono di buon occhio alcune decisioni che ultimamente stanno avvenendo. Sì, d'accordo, i cambiamenti sono sempre difficili da digerire, poi man mano la situazione torna sempre al suo posto, d'accordo, c'è pure questo, è vero. Però io credo che per le squadre di calcio conti ancora il cuore, conti ancora molto il cuore. E se tu togli il cuore dal calcio, hai tolto tutto. Sì, i calciatori, il denaro, ma se non c'è chi guarda le partite, se non c'è chi paga i biglietti per andare allo stadio, se non c'è chi segue la squadra in trasferta,
se non c'è chi compra come me i pacchetti Pay TV, ma ditemi voi, ma dove vai? Dove vai? Dove vai? Pure le Pay TV sono costrette a dire no, amici cari, io non ho venduto niente, arrivederci e grazie, non compro più niente quest'anno. E man mano scenderà, comprerà di meno, fino a quando finirà sta Iacoverlo, che noi chiamiamo Iacoverlo, perché oramai è diventata una Iacoverlo. Sta solito di fare sto fair play finanziario, poi sta UEFA, si è inventato sto fair play finanziario. Io non capisco se l'ho inventato per fare il bene del calcio, se l'ho inventato per... Tu tuteli i piccoli, ma a sto punto il calcio non va avanti perché tende a scendere, non a salire. Non c'è più un'attività a rialzo, ma c'è un'attività a frenare, che frena. Vedi questa storia, cioè tu un calciatore come Ken viene venduto, viene mandato in Inghilterra perché cioè c'è una plusvalenza di 40 pippi, 40 milioni, botti, puliti, e la Juve se li incassa, quei 40 milioni non servono certo alla Juve per risanare qualcosa, ma 40 milioni servono per metterli sul piatto l'indomani che qualcuno gli chiede per il fair play finanziario, questa è la storia. Dybala sarà sacrificato per 15 milioni di euro per il fair play finanziario, quando Lukaku secondo me non ne vale nemmeno 20. Lukaku è un giocatore che non serve a niente, è un ciuppone, li chiamiamo noi, è un giocatore che sta lì, se gli arriva il pallone lo prende bene, lo ficca dentro, perché è alto, robusto, è statico, non lo muovi, è un altro Mandzukic, ma ditemi più o meno, ma ditemi voi che forse non ha nemmeno la tecnica di Mandzukic. Io penso che Mandzukic sia tecnicamente più forte di Lukaku. E qui ci stanno lucagendo proprio Lucazzo, ma scusatemi l'espressione. Vuole andare all'Inter, ma vado ad andare all'Inter, ma per piacere. Che cosa noi dobbiamo fare? Ma noi abbiamo Higuain, abbiamo Ronaldo, ma ditemi voi. Ma allora è questo, è proprio la ricerca ossessiva alla plusvalenza. Questo è. E allora, amici cari, io sono contro la gestione di Dybala. Ditemi voi che volete. Io sono contro la gestione di Dybala. Perché chiedetemi tu, ma non mi tocca tu, piccirino. So già che oramai è fatto già tutto, perché stamattina sono uscite le agenzie che dicono che quando il giocatore, se c'è la speranza di trattenere Dybala la Juve, era solo la volontà del calciatore che si opponeva, ma secondo me ha avuto le sue garanzie economiche ben più ampie di quando prendeva la Juve, e questo è oramai, cioè i calciatori non sono più calciatori, non hanno più anima, ma hanno solo portafogli e famiglie da campare, lo stiamo vedendo. Ogni calciatore a quanto pare, specialmente i sudamericani, non solo gli argentini soprattutto, non solo hanno i loro portafogli, ma hanno i portafogli di tutta la loro famiglia dietro, mamma, papà, cugini, nipoti, zio, e che cazzo, veramente è diventato una porcheria veramente. I soldi, ecco, e mangiatevi i soldi, l'indomani quando non ci sarà più da mangiare sopra questa terra, voglio vedere se vi mangiate i soldi. Ciao.